Vede, se c'è una cosa alla quale ormai mi sono tristemente abituata in questi mesi è vedere la Presidente del Consiglio mentire. Io mi sento di poter dire serenamente, dopo 18 mesi di questo governo, che Meloni è una mentitrice compulsiva. Bravissima, eh? Bravissima, impeccabile, una maestra a farlo. E adesso vi spiego anche perché. Vediamole alcune di queste bugie, colleghi e colleghe. Giorgia Meloni va nei salotti televisivi a dire che la povertà è diminuita grazie a questo governo. È una menzogna, è una bugia, perché purtroppo con questo governo i numeri di poveri assoluti sono aumentati, toccando il record storico negativo. Lo sapete questo? E sapete perché succede? Succede perché avete tolto i presidi sociali, i pochi che esistevano. Andiamo avanti. Giorgia Meloni afferma ovunque che l'Italia cresce più del resto d'Europa. Bugia! Il Fondo Monetario Internazionale dice che avremo una crescita di uno striminzito 0,7, meno della media dell'Eurozona. Nel 2025 saremo il fanalino di coda, e anche questo non è un caso. State togliendo, anzi avete tolto, tutte le misure espansive che avevamo fatto e le sostituite con nulla per una mera furia ideologica. Ed è questo l'effetto che raccogliete. Ma andiamo avanti. Giorgia Meloni si vanta di essere il primo governo a avere il coraggio di tassare le banche. Falso. Falsissimo. Non c'è una banca che ha pagato un euro in più, dico un euro in più, sugli extra profitti miliardari che ha fatto. E sapete perché è successo, colleghi e colleghe? Perché voi, quando le banche si sono lamentate, avete chinato la testa e quella tassa sugli extra profitti l'avete resa semplicemente volontaria ed è l'effetto delle vostre scelte. E le dico di più, Presidente, c'è un'altra falsità che si dice poco su questo. Avete detto che l'avreste fatto per permettere alle aziende di avere maggiore accesso al credito. Nel DEF scrivete nero su bianco che l'accesso al credito è diminuito, quindi altra bugia su bugia. Ma non finisce qui. Meloni dice che gli stipendi degli italiani sono aumentati di 3 o 4 volte rispetto a quando c'erano gli altri governi. Menzogna, sono calati gli stipendi, è calato il potere d'acquisto. D'altra parte dite no al salario minimo, ma come possono salire gli stipendi degli italiani? Giorgia Meloni dice che avete fatto grandi investimenti sulla sanità, portandola al 6,8% sul PIL. Bugia. L'avete definanziata, l'avete portata al 6,3, il minimo storico dal 2007. La gente in questo paese non si può curare e voi avete il coraggio di mentire sulla sanità? È una vergogna! E guardate, l'elenco non è finito, non è finito. Ma voglio arrivare alla menzogna, forse quella su cui Giorgia Meloni ha dato il meglio di sé, che è l'oggetto di questo ordine del giorno. Il caro carburanti. Ah, ce la ricordiamo Giorgia Meloni in campagna elettorale con i suoi video. Toglieremo le accise. Va al governo, toglie lo sconto sulle accise, una tassa occulta sugli italiani. E poi, siccome forse un po' di vergogna ce l'ha, che cosa fa? Dice che è colpa dei benzinai perché non se ne assume la responsabilità. Brutti e cattivi. E cosa succede oggi? Abbiamo di nuovo il carburante alle stelle. Ma questo non è l'unico aumento che c'è, colleghi e colleghe. Il caro mutui pesa sulle tasche degli italiani, il caro carrello della spesa pesa sulle tasche degli italiani, così come pesano i 2 miliardi di tasse nuove che voi avete introdotto sugli italiani. E allora sapete cos'altro incide purtroppo sul prezzo del latte, sul prezzo del pane? Proprio questo caro carburanti su cui voi non volete fare nulla. E allora, Presidente, vado a chiudere. Vedete, per un attimo ho anche pensato, forse non intervengono sul caro carburanti perché c'è una piccola mini spinta ecologista che dice, magari ci possiamo pensare, ma ovviamente è durata pochissimo perché anche sulla transizione ecologica sappiamo bene che fate il contrario di quello che si dovrebbe fare. Quindi da un lato non fate nulla sul caro benzina e il caro carburanti, per cui chi deve usare l'auto non ce la fa, e dall'altra parte sbagliate tutto, ma dico tutto, sulla transizione ecologica. E sapete chi paga le conseguenze? Sono le famiglie, sono gli italiani che sono al collasso. Però, Presidente, chiudo. Queste bugie, e l'elenco ripeto è ancora lungo, sono molto lontane dalla realtà e i cittadini italiani lo capiscono. E guardate che una bugia la potete dire 10, 100, 1000 volte, ma non è che diventa una verità. L'unica verità che rimane, l'unica, è che c'è una Presidente del Consiglio che sta mentendo per nascondere i fallimenti, e ogni qualvolta un Presidente del Consiglio mente sta insultando i cittadini italiani, e questo è indegno.
Presidente, non mi stupisce il parere contrario di questo governo. È evidente che anziché fare gli interessi degli italiani, questo governo va contro gli interessi degli italiani. Grazie, onorevole.